tutte! Ciao a tutti cari amici, con voi Arishnev e questa è la quinta serie di Cartoon Cat e insieme a me c'è oggi Safika. Sì. E ragazzi, se non vi ricordate com'è finita l'ultima serie, Bruno, sotto forma di Cartoon Cat, mi ha rapito su una barca, ma Safika 1234 e il cacciatore sono venuti a salvarmi. Siamo stati catturati da Cartoon Cat e Sonic XE, ma la cosa più importante è che i combattenti della Fondazione SCP sono venuti in tempo per salvarci. Ma c'è un piccolo problema. I combattenti SCP hanno preso William Bruno perché Cartoon Cat si è impossessato di lui. E ora non sappiamo che cosa gli stia succedendo. Capisco che la Fondazione SCP potrebbe volerlo aiutare in qualche modo, forse estrarre Cartoon Cat da lui o in qualche modo insegnargli a controllarlo, ma la Fondazione SCP non è affatto in contatto con noi. Ho un grande sospetto che William Bruno sia stato torturato in una base della SCP in questo momento. E così io e Safik abbiamo trovato la loro posizione e ora proveremo a dare loro la caccia. Il territorio è molto vasto, ma il loro centro di ricerca deve trovarsi da qualche parte in queste case. Aspetta, ma come fai a sapere esattamente in quale punto geografico si trova William Bruno? Safik, ti ricordi come nell'ultima serie mi hai trovato con l'aggeggio GPS che mi hai messo in tasca? Quando i combattenti SCP hanno preso e catturato Bruno Cartoon Cat, gli ho messo lo stesso aggeggio GPS in tasca, quindi ho la sua posizione sul mio telefono, ma è approssimativamente accurata a circa 500 metri. Quindi non è lontano. Tu ed io dobbiamo solo salvare William Bruno. Forse lo stanno torturando in questo momento. E ragazzi, vi ricordo che una nuova serie su Cartoon Cat uscirà non appena ci saranno 150.000 mi piace sotto questo video. Nell'ultima serie. Ragazzi, lo vedo laggiù, guarda, è direttamente visibile lì, Safik, il tetto dell'edificio. Guarda, ci sono nuvole grandi, vedi il sole? Sì, c'è il sole, ma le nuvole sono molto grandi perché ho preoccupazioni per il tempo. Se peggiorerà molto ora, forse non saremo in grado di lanciare il drone. Dobbiamo lanciare il drone subito. Allora, qui, secondo le nostre informazioni, dovrebbe esserci la SCP base, ma almeno dalle informazioni che abbiamo ottenuto su internet, insomma. Guardate, sembra un edificio abbandonato, ragazzi. C'è un uomo qua. Ora mi avvicinerò, solo che, ragazzi, dobbiamo stare il più attenti possibile perché potremmo essere notati in qualsiasi momento. Ragazzi, guardate, questo è un vero combattente SCP. Così adesso? Ragazzi, questo è lo stesso costume dei militari che ci hanno salvato da Sonic X. L'immagine inizia a vibrare, ragazzi, come se qualcuno stesse cercando di fermarci. Sul serio, guardate, l'immagine si muove molto forte. C'è sempre qualche interferenza, guarda, c'è anche una scritta. La base SCP? Pazzesco. Il loro simbolo. Più ci avviciniamo alla base e più peggiora la ricezione, mamma mia. Proviamo ad avvicinarci, ragazzi. E poi davvero, ragazzi, stiamo quasi perdendo contatto con il drone. Guarda, sta funzionando. Speriamo che non venga abbattuto. Safik, guarda, c'è l'ingresso della base SCP. Guarda, forse c'è qualcuno in questa casa. Allora, proviamo a volare qui verso queste finestre e a guardare più da vicino. Ok, dai. Wow, anche qui. E qui. Attenzione, attenzione, gente, c'è un uomo. È uno scienziato o cosa? Un dottore? Piano, no, c'è qualcuno. Il nostro drone che è passato si sente da male. Una finestra. Abbiamo qua. Visto tutto. Ragazzi, vedete la sua faccia? Guarda, sta andando nell'oscurità. È davvero una specie di scienziato. È qui che c'è scritto ingresso, sì? L'ingresso e la freccia, cioè l'ingresso alla SCP base è proprio davanti al nostro naso. Si scopre che Bruno è stato rapito da veri combattenti SCP. Pensate, e probabilmente c'è uno scienziato per fare esperimenti su William Bruno perché è posseduto da Cartoon Cat. Allora, aspetta, vediamo se la loro base è soltanto questo edificio. Safik, hai visto? Guarda, hanno un intero complesso militare lì apparentemente. Capisci che in uno di questi edifici potrebbe esserci William Bruno? Basta guardare, qui stiamo in piedi e vediamo solo i cespugli ci separano e qui c'è la base SCP. Ci sono questi combattenti, ecco, uno è qui e un altro è qui, sono proprio stravicini, è pazzesco ragazzi, dobbiamo stare il più attenti possibile. Quindi dai, prova a far scendere il drone in qualche modo e andiamo. Per ora ci sarà sempre un drone che vola davanti a noi. Safik, guarda, fondo SCP, divieto di accesso. Safik,
Patrick, direi che le guardie sono esattamente in particolare a guardia di questo luogo. Ragazzi, guardate, sta facendo qualcosa con la sua maschera, stava aggiustando qualcosa. Forse stava trasmettendo qualcosa alla radio, forse ha visto il nostro drone. Safi, ma non può aver rilevato il nostro drone, smettila di preoccuparti, eh. Allora, che cosa abbiamo? Il cartello, due combattenti SCP e uno scienziato malvagio. E forse tengono Bruno in ostaggio e presumibilmente stanno torturando il nostro amico William Bruno. Allora, facciamo atterrare il drone. Togliamo il drone, torniamo in macchina a prendere gli zaini e proviamo ad avvicinarci, ma con questa telecamera qui. No, 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 aspetta. Indossiamo le tute mimetiche, non dobbiamo essere visibili, altrimenti io sarò come un brillante, come un lampadario. Allora, mettiamo il camuffamento e camminiamo attraverso l'erba. Piano, Artyom, non avvicinarti così tanto. Sei ovviamente in una tuta mimetica, ma si vede che qualcuno si muove. Safi, c'è quel segnale SCP che il passaggio è proibito. E lì vanno, ci sono veri combattimenti SCP. Stai attento al massimo, cerca di non attirare l'attenzione su di noi. Prenditi il tuo tempo, per favore, e tirati sui pantaloni. Andiamo. Andiamo, andiamo. Gente, guardate questa roba qui! Fondazione SCP, divieto d'accesso! Quando supereremo questa linea, entreremo già nel territorio della SCP base! Dai, riflettiamo, come ci arriviamo lì? Proviamo a correre fino alla macchina. La guardia fa sempre lo stesso percorso. Quando il soldato si gira e guarda dall'altra parte, noi corriamo verso la macchina. Suggerirei di correre uno alla volta, ma possiamo anche farlo in due. Safi, guarda, il capo gli dice qualcosa alla radio. Ecco, guarda, uno se ne va e l'altro si volta. Penso che sia il momento di correre fino alla macchina. Safi, questa è la nostra occasione, andiamo. Dai, 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 dai. Stai attento, per favore. Siamo riusciti a raggiungere fino alla macchina, ma c'è ancora un altro combattente SCP. Proviamo a correre in qualche modo e nasconderci dietro le pietre, ecco, lì accanto. Puoi sbrigarti, accidenti. È a un paio di metri di distanza, ragazzi. Registriamo tali video e rischiamo solo per voi. Siamo follemente spaventati in questo momento, quindi mettiamola così. Ora metti mi piace qui sotto questo video e io corro oltre questo combattente SCP. Beh, per favore, ci vuole solo un secondo a mettere mi piace. No, per favore, metti mi piace urgentemente. Artyom ce la sta mettendo. Dai, tutta. Proviamo a distrarlo. Dai. Yeah. Chi c'è qui? Questa è la base SCP. Beh, come abbiamo visto dai filmati del drone, come è scritto qui, questo è l'ingresso. Solo con molta attenzione, perché ci sono degli scienziati qui. Guardate, qui c'è persino scritto che qui è pericoloso. Pericoloso, sì, in linea di principio, sciocchezze. Cosa sono questi suoni? Quasi notato! Andiamo di sopra perché era lì che si trovava questo scienziato! Secondo me al terzo piano! Dobbiamo guardare ovunque perché sono qui in ogni angolo! Cavolo! C'è un altro combattente di SCP là fuori, ragazzi! Proviamo a passare, dai! Sembra non ci sia nessuno. È proprio qui, silenzio. Proviamo a filmare dall'alto, non se ne accorgerà al 100%. In questo momento lo distrarrò. Forza, vattene, vattene, vattene. Allo stesso modo possiamo distrarre tutti i combattenti SCP, anche se sono sulla nostra strada. Non è necessario. Questo, insomma, possiamo distrarli. Che c'è? Cos'hai visto? Ok, era uno scherzo. Scherzo? Un combattente SCP proprio qui, non uscire. Mamma mia. Quindi, Safi, proviamo a lanciare una pietra come abbiamo fatto con quel soldato SCP. Chi c'è qui subito a terra? Safi, questa è la nostra occasione, andiamo. Safi, guarda, c'è un altro militare SCP!
che è lì. Sembra che stia guardando da qualche parte. Quasi notato! Forza, dai, accidenti, più veloce in questo passaggio, ci sono già due combattenti. Vediamo prima cosa ha guardato lì e cosa stava controllando così da vicino. Zafik, non mi piace molto. È qualcosa di simile a Cartoon Cat. Non ho idea di che cosa sia questa creatura disegnata, ma non abbiamo mai incontrato uno di questo tipo. Zafik, guarda, sono come se stessero strisciando attraverso quell'ingresso sul tetto. Oh, almeno così non potranno più salire sul tetto. Guarda, sta arrivando qualcuno. Zafik, andiamo, forza, corriamo lì! Dai, ragazzi, se fosse lo stesso scienziato! Zafik, dove si trova, eh? Ragazzi, guardate, lì ci sono altri due combattenti SCP! Si stanno mettendo d'accordo su qualcosa! Zafik, sono andati in qualche edificio vicino! Pertanto, a quanto pare, tengono William Bruno lì! Dobbiamo salvarlo, corri! Forza, andiamo! Bene, andiamo più veloci, prima che siano troppo lontani! Zafik, sono andati lì! Oh, Artyom, aspetta, fermati! Un registratore, è possibile che lo scienziato l'abbia lasciato? Gente, guardate! Penso che ognuno di voi sappia che di solito uno scienziato va in giro con i registratori vocali per parlare della sua ricerca o qualcos'altro. Ascoltiamo, forse scopriamo qualcosa di utile. Il campione numero R420 è arrivato sul territorio del complesso di ricerca. L'ospite è William Bruno, il proprietario di Cartoon Cat. Essere estremamente attenti, avviare la procedura di estrazione, massima sicurezza per la pericolosità. Hanno assegnato a William Bruno un numero e lo hanno messo sotto a degli esperimenti. Dobbiamo veramente salvarlo. Dai, William Bruno, andiamo. Zafik, andiamo più veloce, eh? Basta urlare, altrimenti ci beccano. Zafik, guarda, sembra che siano andati in questo enorme edificio. Ci sono almeno 5 piani. È necessario controllare più velocemente tutto qui intorno e trovare William Bruno. Patente SCP. Gente, abbiamo urgente bisogno di distrarre questi combattenti SCP in qualche modo. Dai, bisogna controllare quanti ce ne sono. Artyom, ce ne sono due. Ho un piano. Il fatto è che di recente ho messo sul mio telefono un programma molto interessante. Ora, ogni volta che un nuovo spettatore si iscrive al canale e rende il pulsante rosso di colore grigio, il mio telefono si accende e emette un suono. E se ora gli spettatori accettano di aiutarci, io e te possiamo salvare William Bruno. Lascerò il mio telefono da qualche parte qui e quando uno spettatore preme il pulsante rosso, il telefono emetterà un suono. I combattenti SCP dovranno reagire e correranno proprio qui. Artyom, ma noi siamo qui ora. Noi ci nascondiamo di sopra. Ho una rete magnetica e quando saranno proprio qui, li bloccheremo con questa rete speciale e non riusciranno a liberarsi. Ma abbiamo bisogno che almeno uno spettatore prema il pulsante rosso in tempo. Gente, spero che ci aiutiate. Artyom parla molto a lungo e noi abbiamo bisogno di andare urgentemente. Dovete urgentemente premere il pulsante rosso iscriviti. Per favore, vi prego di iscriversi, altrimenti non saremo in grado di andare oltre questi militari. Zafik, lancia! Prendi il telefono però. Quindi, in questo momento prendo il telefono. Ecco. Oh, combattente SCP, no! Gente, grazie mille per il vostro aiuto! Pazzesco! Zafik, guarda! È come il primo disegno che abbiamo visto all'inizio della base SCP, solo che questo è molto più grande del primo!
primo. Io non riesco a capire chi è. Qualcosa di simile a Cartoon Cat? E guarda, non è chiaramente Cartoon Cat. Forse il pubblico sa come si chiama una tale creatura spaventosa. Forse questo è un esperimento biologico di un'altra fondazione SCP. E se ci saranno 50.000 commenti sotto questo video, allora prenderemo sicuramente questa creatura infernale. Ma prima bisogna salvare Bruno. In piedi, Al! Ah, oh, SCP! Dietro di loro! Zitto! Potrebbe esserci un combattente SCP ovunque, dato che ci hanno visto. La cosa principale è intrufolarsi con molta attenzione e trovare William Bruno! Oh, basta! Sappi che è lì! Pazzesco! Mamma mia, Safik, vedi cosa sta succedendo lì? Artyom, lo vedi? Fate uscire! Diavolo! Accidenti, adesso è la fine! Cosa fa con Cartoon Cat? Gente, non riesco a capire cosa sta succedendo lì! Perché c'è Cartoon Cat, William Bruno in una gabbia e un dottore! Gente, sembra solo pazzescamente spaventoso! Lasciami andare! Accidenti! No! 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 Safi! Bruno! Dai, toglilo! Grazie mille per essere tornati per me. Ho pensato che fosse la fine. Quanti hanno preso questo Cartoon Cat o no? Non lo so. Questo scienziato pazzo mi ha infilato qualcosa. Una pozione verde nel braccio. Ah, i militari SCP, ragazzi. Dietro, dietro. No, siamo dietro. In trappola. Sonic Exe. Ragazzi, da questa parte c'è Sonic Exe. E da questa combattenti SCP. Cosa dobbiamo fare? Gente, non abbiamo scelta. Giriamo. Aiuto. Accidenti, ci sarà una battaglia epica ora! È meglio per noi! Yeah. L'esplosione è stata estrema! Bisogna andarsene, bellezze! Da questa! Forza, forza, vieni, forza! Vieni, vieni. Mentre combattono tra loro, dobbiamo scappare! Vieni, Artyom! Forza, forza, Safik! Oh, oh cavoli, dobbiamo andarcene! Via, via! Ciao a tutti cari amici, con voi Arishnev e con me oggi William Bruno e Safik 1234. Sì. Ragazzi, in generale oggi siamo arrivati in un villaggio abbandonato e il tempo è piovoso per filmare, almeno provare a filmare un vero rake col drone. Guardate, c'è un villaggio abbandonato, il tempo è molto spaventoso. Guardate, pioggia, le gocce, Safik ha ricevuto un messaggio. Da un nostro vecchio amico, mio zio, il guardaboschi, filma qui e mostra, fai vedere. Ecco ragazzi, vedete le case abbandonate. Proprio qui, 20 anni fa, viveva mia nonna. E così viveva il signor guardaboschi. E proprio di recente lo zio guardaboschi mi ha mandato un messaggio dicendo che Rake è apparso in questo villaggio. Ragazzi, che mia nonna ha lasciato 20 anni fa. Folle ragazzi, ma sei no? Sicuro che sia un Rake reale? Vale a dire, bene, ma il nonno, il guardaboschi, capisce in generale le creature SCP? Senti, non so come l'abbia risolto, perché ci ha contattato e come faceva a sapere che anche noi ci occupiamo di questo. Forse ha visto la nostra indagine su internet. Forse dobbiamo incontrarlo in qualche modo? Ragazzi, beh, voglio dirvi che se vi assicurate di raccogliere 100.000 mi piace sotto a questo video, filmeremo più video su creature spaventose. Non essere pigro e mettete mi piace adesso. Ragazzi, guardate, del nostro villaggio sono rimaste solo un paio di case. Da piccolo correvo qui e la nonna mi chiamava per il latte. Guardate, gli uccelli volano via. Lì si vede sulla telecamera gli uccelli. Accidenti ragazzi, questo non va bene. Perché tua nonna se n'è andata? Ascolta, penso che avere una casa nel villaggio sia fantastico. Ascolta, beh, ovviamente non ricordo tutto nei dettagli, ma quando ero piccolo e tutti hanno iniziato ad andare via gradualmente, ma sembra che gli animali domestici e le persone abbiano iniziato a scomparire, secondo me. Capite?
Forse hanno iniziato a scomparire perché sono semplicemente migrati. No, sono veramente dispersi. Andiamo avanti, forza ragazzi. Ragazzi, guardate un po', al secondo piano di questa casa, ecco. Penso che in quell'appartamento siano scomparse due bambine quando tornavano a casa da scuola la sera. E gradualmente le persone hanno iniziato a scomparire, beh, e anche gli animali. Togliti, come tutto è distrutto. Agghiacciante. Mia nonna ovviamente me ne aveva parlato, ma non lo so, per me erano solo normali storie dell'orrore, che c'era una specie di mostro, la gente l'ha notato e alcuni dei più disperati. Oh ragazzi, guardate che serpente che ho preso! Artio! È semplicemente un tubo. Questo è veramente un prank stupido. Questo non è il momento di fare degli scherzi. Vogliamo trovare un rake. Sì, beh, allora ragazzi, è possibile che non sia solo una storia dell'orrore. Dobbiamo trovare la casa del guardaboschi. Ha detto che c'era il suo ingresso da qualche parte qui. Guardate qua, ovunque c'è distruzione. Adesso vi faccio vedere, ragazzi. Guardate, tutto è rotto qui. Guardate, questo è un delirio. Qualcosa potrebbe cadermi in testa. Pensate a come corriamo dei rischi per te quando filmiamo questi video. Ogni volta ci proviamo. Pertanto, ragazzi, se vi piace il contenuto, assicuratevi di iscriverti al canale. Perché se tutto cade su di me, allora non sarò più in grado di girare tali filmati. Quindi iscrivetevi. È un argomento. Argomento. Vieni fuori il prima possibile, prima che tutto ti cada addosso. In breve, io vado avanti là dentro. Forse troverò qualcosa di interessante. E voi andate oltre quella casa. Ci sono delle altre case, ok? D'accordo? D'accordo. Andiamo a trovare qualcosa. Forse incontreremo finalmente questo guardiaboschi. Ma tu sei sicuro che viva proprio qui? Sì, al 100%, accidenti. Ma qui sembra che tutto sia andato a pezzi, ragazzi. Non potevo inangarmi, ero zio guardaboschi. Qui ovviamente le condizioni sono infernali, ragazzi. Forse la casa è qui vicino, a un paio di chilometri. Lassù, praticamente al secondo piano. È come se ci fosse qualcosa. Forse qualcuno potrebbe vivere lì. Forza. William Bruno, guarda. SCP Security Protection, mamma santa! Questo è un rake! Apparentemente il guardiaboschi non ha mentito! Significa che Rake vive qui da qualche parte! Ci sono anche dei segnali di avvertimento come in un campo minato! Sì ragazzi, e il cartello è pure di colore rosso, accidenti! Questo significa pericoloso! Ascolta, abbiamo lasciato Artyom da solo lì! Andiamo a vedere come sta! E lascia che gli mostri questo cartello! Dai, ma comunque siamo soli qui! Chi ha bisogno di questo segno? Ragazzi! Zio guardaboschi! Dove andate? Perché siete in due? Lì c'è Artyom e Arishnev è qui da qualche parte. Venite con me, dai, subito, dai, andiamo, venite con me. Seriamente, lei vive qui? Sì. Artyom, Arishnev! Guardate, ho trovato questo rake proprio qui. C'è anche scritto, attenzione, pericoloso, è il rake sulla foto. Agghiacciante. Noi ce l'abbiamo uguale, solo che questo è rosso. Sì, pazzesco, non vedo lo zio guardaboschi da tanto tempo. Wow, c'è un passaggio. Aggrappatevi a me. Silenzio, non fate casino. Pazzesco! Qui c'è un'intera casa, ragazzi! Lasciate che i ragazzi salchino, entrano! Ragazzi, non pensavo che ci potessero essere appartamenti del genere all'interno di queste rovine! Forza, Safi! Incredibile, pazzesco! Pensavo che avrei trovato una catapecchia! Su, le scarpe! Le scarpe, dai! Allora, ascoltate, come avete fatto a sistemare tutto in questo modo, In qualche modo bisogna sistemarlo! Pazzesco, abbiamo visto questi segni all'ingresso, che qui c'è un rake, è pericoloso, attenzione, spaventoso! Ho visto, li ho fatti io! Ma come sei stato tu a mettere queste targhe? Beh, in qualche modo le persone bisogna avvertirle! Ragazzi, se vedete questo segno, non avvicinatevi affatto a questa zona, perché nessuno sa quali mostri abitano lì. Sì, accidenti. Wow, zio guardaboschi, è un appartamento così spazioso. Qui c'è caldo e la luce. Che cos'è? Sono candele. Pensavo fossero lampadine. Venite qui, sedetevi. Fate come se fosse a casa vostra. Vado a fare un tè. Sì, posso avere due zuccheri, per favore? Se le candele sono lì, c'è una televisione qui, zio guardaboschi. Sì, la TV c'è, ma non c'è elettricità, non funziona. E questo lo per bellezza, così. Ma lo sapete voi, anche mia nonna ha un tappeto appeso al muro, non capisco perché appendere tutto al muro. Per la bellezza, a quanto pare. Qui invece la PlayStation può essere collegata. Ma l'elettricità non c'è qui. Forse la PlayStation funzionerà con delle candele. Possiamo portare una prolunga da casa.
Un cavo da 50 km vuoi tirare? C'è anche un deodorante per ambienti senza il contenuto, pura plastica. Ragazzi, ora a quanto pare è andato da qualche parte a scaldare il tè. Lo intervisteremo sicuramente sul Rake, perché probabilmente è l'unica persona che lo ha visto e sta cercando di catturarlo, sì ragazzi? Sì. Allo stesso tempo è stato in grado di sopravvivere nonostante abbia incontrato questa creatura. Sicuramente sa qualcosa. Piano piano, la rompi, Artyom. Non farlo, cavolo. Poi lo zio guardaboschi mi sgriderà. Ha anche prese in cui non puoi persino attaccare niente. L'elettricità non c'è. Mamma santa, perché mi spaventi così? Ho controllato come avresti reagito in una situazione se Rake avesse attaccato. Beh sì, ovvio che avrò paura. Devi chiedere al guardiaboschi come ci si difende da Rake. Non lo so, forse ha qualcosa lì. Forse ha un fucile. Può essere, sì, tutto è possibile. Ecco ragazzi, ecco i panini. Ecco il tè, assaggiate, forza, mangiate, mangiate. Grazie zio guardaboschi. Enorme. Ascolta, posso avere la bustina? Una bustina? Sì, voglio rendere il tè ancora un po' più forte. Quindi questo riguardo al Rake, ci dica. Allora, rifocillatevi. Nel frattempo vado a spegnere la lampada d'olio e torno e vi racconto tutto. Che tipo di cherosene, Sì, c'è benzina e c'è cherosene. Sembra che abbia un aereo. Io ho paura di questo. Col cherosene ci sono delle bombole a pressione. Spero che sia sicuro e non esploderà. Bene, sembra tutto tranquillo. Ma non fate casino, eh. Cosa volete sapere sul Rake? Come fai a sapere di lui? E perché sei ancora qui? Anche se è pericoloso. E come hai costruito un posto del genere? Siamo in una specie di bunker al primo piano. Ma tutto intorno è crollato. L'intero villaggio è crollato. Ma comunque ci sono possibilità di prendere questo Rake? Sì, certo. Ora vi racconto tutto quanto dall'inizio. Prima di tutto qui è possibile vivere, ma bisogna organizzarsi bene, in maniera corretta. Non sono una bestia, eh. Io vivo in questo villaggio da fin dall'inizio. Io sono nato qui, ho studiato qui e la mia famiglia è cresciuta qui. Io poi sono andato al militare e sono tornato e sono finito nelle truppe segrete, l'SCP, la cosiddetta fondazione. Quando ero giovane, onestamente, non ero interessato a cosa facesse questa SCP. Beh, stavano facendo ricerche su alcune creature. Le abbiamo cercate, ricercate, ma sapete, quando ero lì da un po' di tempo ho capito che più informazioni scopro su queste creature, più le studiamo e più problemi compaiono, sia per me che per i miei parenti, per i miei cari. Cioè, tutto questo si può dire che è interconnesso, non è a caso. Non solo, sapete, a un certo punto è come se avessi avuto un'illuminazione. Una volta ero al lavoro in questo servizio segreto e non avevo nulla da fare. Così ho iniziato a guardare tutti i tipi di cose, sui mostri, insomma. Era interessante, ma a un certo punto mi sono imbattuto su una cosa interessante, sul caso di Rake. Si chiama Rake Man. E cosa è successo? Che questo particolare Rake è stato catturato nel nostro villaggio. Qui dove siamo adesso? Beh, non esattamente qui, ma in questa zona. Sì, certo, in queste foreste, in questa zona. Da questo caso mi sono reso conto che era stato visto già nel 1942. Si parlava già di lui. Nel 42 fuggì dall'esercito, disertò. E prima erano traditori questi. Pertanto era impossibile vederlo con i propri occhi. Così è stato durante la Seconda Guerra Mondiale? Incredibile davvero! Sì, è stato allora che è iniziato tutto quanto. Abbiamo appena avuto un altro caso l'altro giorno, non ci crederete! Io e Artyom era lì con me. Insomma, in generale, io e Artyom siamo entrati nell'ufficio di mio nonno e Artyom ha iniziato a leggere libri e lì abbiamo trovato informazioni di questo. Con sì. Rake qualcosa. A proposito di Rake, cosa? Ora sono in pensione, ma so che è scappato. Ho ricevuto un messaggio e si trova da qualche parte in questi luoghi. Pertanto la fondazione ha iniziato a cercarlo, ma loro purtroppo non possono farcela. Lo capite voi stessi, per questo che voi siete qui oggi. Ragazzi, dobbiamo capire come catturare questo Rake. In 100 anni la fondazione SCP ha fallito e noi tre ce la faremo? Beh certo, siamo una squadra. Beh, in effetti sì. Allora mi stavate aspettando, no ragazzi? Sì, noi siamo usciti con Safik per vedere se c'era un Rake nelle vicinanze. Ragazzi, bene, il tempo è molto brutto. Guardate quante gocce, che freddo che fa. Va bene ragazzi, in questo momento è necessario lanciare urgentemente un drone. Forza, andiamo in macchina allora. Sta piovendo molto forte, il drone può cadere, ma la cosa principale è filmare almeno qualcosa. Altrimenti questo video si chiamerà "il mio drone non ha filmato un Rake". Sì, filmiamo tutto, non preoccuparti, ci saranno filmati dal drone. Ascolta, beh, ovviamente non ti dirò che il tempo è adatto per volare con il drone. Ragazzi, eh? Ragazzi, che cosa avete? Un pulsante rosso, iscriviti, questo lo attrarrà. Vuoi dire che questo pulsante rosso, iscriverti, può attirare il Rake e può attaccare la tua casa? E vi dico di più, è già qui da qualche parte. Ragazzi, accidenti, qui abbiamo urgente bisogno del vostro sostegno. Ragazzi, per favore, andate sotto questo video e premete questo pulsante, rendetelo grigio. Forza ragazzi, quindi abbiamo un timer qui per voi. Per favore,
Adesso parte il conto alla rovescia. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, grigio. Bravissimo. Ok. Grazie mille, ragazzi. Ci avete salvati. Ragazzi, questo è un pulsante grigio. Ora sarà come un talismano. E il Rake non si avvicinerà mai più a te. E se ti attacca, lo picchiamo con il pulsante. Ah! Vi ho preparato dei fischietti. Questo è un marchingegno segreto speciale. Ma fischiate. Solo in casi eccezionali. Ragazzi, guardate, c'è anche un distintivo SCP su questo fischietto. Cioè, lo prendete? Aspetta. Mi dispiace, se qualcuno ci attacca. Agente 256, cosa è successo? No, 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 falso allarme. C'era già un militare SCP che è corso in aiuto. Sì, avremo bisogno di aiuto. E qualcuno ci afferra, possiamo sempre chiamare. Sentirà questo fischio e verrà da noi per aiutarci. Ragazzi, metteteli in tasca, magari ci torneranno utili. Andiamo allora, prendiamo il drone e dobbiamo esplorare il territorio. E filmiamo tutto. Avanti, ragazzi. Ora lanciamo il drone e andrà tutto bene. La cosa principale è che il Rake non ci aspetti da qualche parte. Ma figurati, lo troveremo per primi. Ferma, Safik. Vediamo già la casa. La casa di questo guardiaboschi. Ma la casa dall'alto è tutta distrutta. Ragazzi, non ho la minima idea di come questo guardaboschi sia stato in grado di costruire un appartamento. Oh, mamma mia. Santo, aspetta, tieni accidenti. Giù, tieni giù. Per tutte le salsicce, cade, oh, cade. Mamma mia. Oh, mamma, guardate. Safik. Oh, mamma mia. Ragazzi, cavolo, ve l'avevo detto. Piove e forse il drone cadrà. Bene, ora siamo rimasti senza drone. Cavolo, beh, ma chi non lo sapeva? Dobbiamo andare a cercarlo. Ascolta, sta già diventando buio. E se il Rake ci trovasse? Ascolta, e perché abbiamo iniziato il video allora? Se abbiamo iniziato allora, dobbiamo portare la nostra avventura fino alla fine. Andiamo a trovare questo Rake. Forza, ragazzi, dobbiamo trovare il drone da questa parte. Ragazzi, era lì da qualche parte, verso nord. Beh, non siamo così lontani. Ma a causa del vento è stato portato in campagna proprio dietro il villaggio. Sì, gente, che delirio, gli uccelli volano via, cavolo, non è buono. La cosa più importante è che il Rake non ci trovi. Pertanto, se sentite un respiro, fischiate. Ricordatevi subito. Artyom, ascolta. Abbiamo i fischietti che ci ha dato il guardiaboschi. Sì. Se è qualcosa, fischia immediatamente e verranno subito ad aiutarci. Ok, andiamo avanti. Siamo in tre in ogni caso. Guardate, c'è solo un muro rimasto dalla casa. Accidenti, pazzesco, gente. Chi ha rotto tanta legna da ardere? Sembra che questa casa sia stata incendiata per sbarazzarsi del Rake. È tutto fuori posto. Sì, io qui penso che questa casa sia stata abbandonata e data alle fiamme. Guarda solo sotto i tuoi piedi, il drone potrebbe essere ovunque. Controllate. Oh, ragazzi, guardate. Andiamo ora, mi arrampico. Vediamo cosa c'è. Attento, Artyom, dannazione. Ti cade un pezzo di legno in testa. Sono attento. Come un supereroe. Sono pronto a tutto per i nostri iscritti. Oi, Artyom, stai attento. Ragazzi, vedo qualcosa. Artyom, hai trovato il drone? Guarda, bene, tieni. Ma questo è SCP. Ragazzi, questa è la giacca SCP del combattente. È qui probabilmente da un paio di mesi. Ma questa è una vera giacca SCP di colore nero, militare reale, fantastico. Incidenti, fantastico. Possiamo conservarla come ricordo. Aspetta, se la giacca SCP del combattente è rimasta qui, e allora dov'è il combattente? C'era anche del sangue, ragazzi. Sei pazzo, questo significa che il combattente SCP, il Rake potrebbe semplicemente averlo fatto fuori. La giacca era lì, quindi forse il Rake è da qualche parte nelle vicinanze. Ehi, Rake! Senti, possiamo tornare in macchina, eh? Accidenti, che cavolo! Anche se abbiamo iniziato questa avventura, allora dobbiamo finirla. Ragazzi, continuiamo a cercare il drone. Dov'è il drone? Niente sotto i piedi. Ragazzi, sta diventando buio e io me ne torno a casa. Ragazzi, non restate qui. Ho dimenticato anche di dire che il fischietto non solo chiama aiuto, ma spaventa anche il Rake. Il Rake ha una paura terribile dei rumori forti. Aspetta! Ma che, l'avete persi? Quindi vuoi dire che con questo fischio potente posso spaventare il Rake? Diciamo che va così. Attacca e faccio così. Prendo il fischietto e lo spaventiamo. Tutto giusto, non dimenticare. Me ne vado, non trattenetemi. Sì, torneremo presto. Metti il tè a scaldare. Sì, lì dobbiamo trovare il drone e basta. Forse siamo impigliato su un albero, su un ramo lì sopra, un po' appeso lì. Sì, vi dirò che lo zio guardaboschi ha ragione, però presto farà buio e possiamo trovare il drone solo domani mattina. Siamo già andati troppo in profondità nella foresta. Dobbiamo andarcene. Ok. Sentite quel ringhio. È come se i cespugli si muovessero.
Qualcuno ci sta correndo addosso! Aspetta, è un rastrello lì! Mamma mia! No, questo! Oh, oh, oh. Dai, torniamo indietro, indietro! Gente urgente alla capanna del guardaboschi! Accidenti, ci sta seguendo! Ragazzi, ragazzi, più veloce, accidenti, dov'è questa casa allora? Secondo zio guardaboschi! Me, dritto, dritto! Non si vede niente, adesso è già buio, accidenti! È pure reale! Aiuto, aiuto ragazzi, ragazzi! Sto spaventando il rake! Accidenti, questa giacca è meglio lasciarla qui! Magari non si sa mai, attrarrà il rake! Salta su! Dai, dai! Veloce, veloce, veloce! Dai, Artyom! Ragazzi! Ma zio guardaboschi, zio guardaboschi! Dov'è che è? È qui o non è qui? Ragazzi, il rake sta già correndo in casa? Non c'è da nessuna parte qui! Zio guardaboschi! Solo il panino mangiato a metà! Ragazzi, dobbiamo fischiare! Chiama, chiama aiuto, Safi! Fermo un attimo, cavolo, fammi fischiare! Ora da un momento all'altro i militari possono venire e aiutarci. Che cosa? Adesso vengono. Wow, qui c'è un rake. Ragazzi, fate così tanto rumore, si sente dall'altra parte del villaggio. Stesso ci hai dato questo fischio, hai detto che se... Allora... Non farlo, non farlo. Amici, no. Amici miei, le cose sono sfuggite di mano. Le cose sono diventate molto più pericolose. Vi prego, andate via da qui. Siamo tutti in pericolo. Andate via, per favore. Beh, non siamo riusciti a catturare il rake. Cosa facciamo adesso, eh? È diventato molto frenetico, imprevedibile. È diventato molto più pericoloso. Io capisco che la nostra vita adesso è appesa a un filo. Come mai prima d'ora? Ma, guardiaboschi, dacci 20 minuti, per favore! C'è una cosa che dobbiamo fare! Ci dobbiamo esercitare prima di affrontare questo rake! Ah no, sai come, sai come! Sono d'accordo per allenarmi per affrontare questo rake! Ho paura! Ha disertato nella seconda guerra mondiale! Adesso io e Bruno gli facciamo la seconda guerra! Va bene ragazzi, scopritelo! Mentre io controllo che non è entrato dal retro! Va bene! Allora, guardiaboschi, possiamo allenarci qui! Ok ragazzi, ma solo 20 minuti, non posso trattenermi di più! A noi ci basta! Aspettate anche me ragazzi, perché mi avete dimenticato? Ragazzi, perché mi avete dimenticato? Qui io e Safik abbiamo notato questo! Guarda! Rake sembra sia già arrivato a casa. Ecco, lui ha rotto tutti i cartelli di segnalazione che avvertivano della sua presenza. Ragazzi, questo è un rastrello, andiamo in macchina, andiamo in macchina, forza! Fischia, fischia, devo il fischietto. Accidenti, forza, 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 forza. Ecco, addio. Forza, metti